Ciao ragazzi, bentornati a The Garage. Allora, siamo certi che col tubeless questa volta siamo a posto. La catena non è stata trattata proprio nel migliore dei modi. Non mi fido, voglio fare un lavoretto a regola d'arte, anche perché la responsabilità è piuttosto alta. E quindi andiamo a vedere cosa c'è da fare. Volkswagen. Oggi riprendiamo la bici di Angelo e andiamo a rivedere la catena che mi aveva lasciato in condizioni non ottimali. Come smontarla, come rimontarla, come controllarla e nell'eventualità di doverla sostituire, come fare per poter valutare al meglio la lunghezza, in quanto la catena quando è nuova non è mai nella misura ottimale. Ci sono sempre alcune maglie in più da eliminare. Valuteremo bene tutte le maglie stendendola sul nostro bancone. Solo così normalmente si riesce a vedere se c'è qualcosa di strano, a meno che quando andiamo a provare il cambio sul cavalletto appunto vediamo dei saltellamenti delle maglie sui pignoni. Un consiglio che vi do è quello di passare nel pignone più piccolo. Perché questo? Perché la catena in questo modo è più rilassata. Con questo gruppo elettronico non c'è la possibilità di tenere la catena nella posizione più neutra possibile, perché automaticamente mi sposta di due pignoni più in alto nel momento che io lo mando nel pignone più basso davanti. In questo caso comunque la catena è sufficientemente lenta. Andiamo a ricercare la falsa maglia, che è un qualcosa di diverso da tutte le altre maglie. Ti dà la possibilità di aprirla con uno strumento apposito. Vediamo la differenza della falsa maglia. In questo caso, tanto per dire, tutte le maglie esterne della catena hanno un intaglio, la falsa maglia no, ed è semplicemente timbrata dalle 11 velocità che ha questa catena. Con questa pinza la dobbiamo afferrare, stringere, in questo modo si è già sganciata. La catena in questo modo non è più utilizzabile, non è più sicura. Vedete? È già aperta. Cosa faccio? Tengo il cambio in posizione più rilassata possibile e la catena mi si è aperta. Assicuriamo le false maglie, destra e sinistra. In questo modo possiamo togliere la nostra catena. Angelo ha lasciato la catena un po' troppo asciutta, però non ha creato ossidazione. La catena è in buonissimo stato anche di usura. Per quanto riguarda l'usura, per capire quando dobbiamo cambiare una catena, ci sono degli strumenti come questo che ci permettono di capire quanto si è allungata la nostra catena. Io utilizzo come prassi lo 0,75, sono due termini di misura differenti. Quando la catena è molto usurata, diciamo, entra di più. In questo caso entra relativamente poco. Non è una catena da sostituire in questo caso, può ancora fare qualche migliaia di chilometri. Ora controlliamo la nostra catena. Cosa possiamo controllare? Tutto, ovvero ogni maglia, una per una. La dobbiamo stendere bene. Prima cosa da fare è controllare la flessibilità di tutte le maglie, ovvero questo movimento qui. Non deve avere maglie bloccate, a mano lo sentiremo benissimo. Facendo questo movimento sentiamo se ci sono degli impuntamenti tra una maglia maschio e una maglia femmina, o maglia esterna, maglia interna. A volte può capitare di trovare la maglia interna, ovvero la più stretta, ruotata. Magari sotto sforzo, in cambiata, la catena tende a fare tipo da S. Quella deformazione comporterà per forza che prima o poi ti si rompa la catena e ti lascia a piedi. Questa catena ora chiaramente la rimontiamo perché è in buonissimo stato. Se però per qualche motivo troviamo la catena con delle anomalie, dei difetti, delle pieghe o delle maglie bloccate, per non rischiare vogliamo sostituire la catena, come facciamo? Innanzitutto prendiamo una catena nuova. Se noi adesso andiamo a assemblare la catena nuova, cosa dovremmo fare? Accorciarla. Quanto? Della misura giusta. Non è una costante, è una misura che cambierà sempre. Ora monteremo questa catena intera, quindi senza smagliarla, ovvero sbagliata, per farvi capire che la catena è troppo lunga. Ok, abbiamo capito che le maglie di troppo sono tre, complete, tre maschi e tre femmine. Quindi con il nostro smaglia catena andremo a togliere la terza maglia.
Una volta accorciata la catena e trasformata alla stessa lunghezza dell'originale, possiamo riassemblarla sulla nostra bici con la sua falsa maglia originale e nuova. Da dove la fate passare non importa, è come la fate passare che farà la differenza. Qui sotto trovate un dente guida, non è assolutamente da scavalcare, quindi bisogna tenere la linea delle due pulegge, perciò dobbiamo passare sopra, se fate la strada che ho appena fatto io, al dentino. Entrate sulla puleggia, angolo, risalite sulla puleggia e rigiriamo. Sono due curve, destra, sinistra, destra. Quando andiamo a inserire la catena all'interno del radiatore, sempre pedale fermo e basso per evitare che ci faccia scivolare la catena all'indietro. Ci appoggiamo sul pignone più piccolo e siamo praticamente pronti per innestare la falsa maglia. Prendiamo la nostra falsa maglia, troverete delle falsa maglie con la freccia, rispettate anche l'ordine. Andiamo a innestare la falsa maglia che ha due asole, una per parte, dove possiamo innestare il piolino e poi la incastriamo. Per sicurezza questo genere di pinza è fatta in modo da poter stringere la catena ma anche da allargarla. Se vogliamo essere più sicuri, inseriamo la nostra pinza e allarghiamo. Come potete notare, la catena lunga di appena 2 o 3 maglie, nella stessa posizione identica che avevamo utilizzato per togliere la catena originale, è ben più lenta. Un errore che vedo comunemente in officina è che per sopperire a questa elasticità si tende dalla vite di precario il cambio a tirarla in modo che la catena la ritroviamo tensionata come ci piacerebbe, ma è sbagliato perché allontaniamo la puleggia dai pignoni e il cambio non potrà funzionare bene. Come facciamo a capire che lunghezza dobbiamo utilizzare per la nostra catena? Di base, se utilizziamo la catena vecchia come campione, è semplicissimo, contiamo le maglie che c'erano precedentemente e andiamo a tagliare la catena con il nostro smagliatore sulla stessa quantità di maglie. Quando il cambio è regolato bene di compasso, la catena deve essere tesa da pignone piccolo a pignone piccolo. Tutto sommato il bilanciere non è ancora troppo disteso all'indietro, quindi una catena più corta rischierebbe di fare danni. Perché? Perché ci tirerebbe troppo nel bilanciere e rischierebbe di strappare in fase di cambiata il forcellino o il cambio, peggio ancora. Facciamo un passo indietro, torniamo a rimontare la nostra catena originale. Abbiamo riabbassato tutto il bilanciere, riposizioniamo la catena con corona piccola e pignone piccola e chiaramente è tensionata giusta. Ok, siamo arrivati al punto di lubrificare la nostra catena, però ho notato che non è perfettamente sgrassata come la vorrei. Di base per lavare la catena uso dei saponi biodegradabili e non più la benzina o il gasolio come si faceva una volta, o il petrolio bianco, peggio ancora. Perché non utilizzo più quei tipi di prodotti lì? Contengono dei paraffinati che hanno effettivamente un forte potere sgrassante. Se per sbaglio entrano nella cuscinetteria, chiaramente fa danni, oltre che intaccare i materiali che abbiamo oggi, ovvero carbonio, materiali plastici che si possono sicuramente danneggiare con quel tipo di prodotto. Una cosa che utilizzo a secco, intendiamo, è uno sbloccante. Essendo spray, cerchiamo di coprire il disco come abbiamo fatto per latticizzare il copertone. Benissimo, ora andiamo a indicizzare il nostro sbloccante direttamente sulla catena. Ok, ora la nostra catena è perfettamente sgrassata, ma si può fare ancora meglio. Esistono questi piccoli strumenti molto pratici, fatti di spazzole, che ci possono servire da un lato per pulire all'interno del pacco pignoni, però esiste la parte stretta per la catena che comunque è ottimale secondo me. È sufficiente inserirla in questo modo, diciamo ancora bagnata di sbloccante, facendola girare riusciamo ad entrare con le spazzoline all'interno di tutte le maglie e chiaramente viene fatto un lavoro ancora più fine. Ultima ripassata di carta.
E poi andiamo a dare il lubrificante vero e proprio. Ce ne sono di molteplici tipologie, da asciutto, da bagnato, di tante marche. Ognuno provando troverà quello che più gli piace. Esistono in soluzione a goccia o a spray. Io consiglio assolutamente la goccia perché se ne spreca tanto meno. Io prendo sempre come riferimento la solita falsa maglia. Quindi me la vado a ricercare, è sempre lei. Eccola qua. Una cosa che faccio e consiglio è lubrificare sempre la catena dall'interno, da questa parte, perché è la parte che rotola sui pignoni. Questa parte non tocca alcun pignone. Prendiamo la nostra falsa maglia, il troppo stroppia, come si dice. Ritorniamo alla nostra falsa maglia. Quando abbiamo fatto il giro completo, direi che è sufficiente. Eccolo qua. Come lubrificante io tendenzialmente utilizzo sempre quelli denominati da asciutto. Sono più leggeri, quindi tendono a sporcare meno, perché voglio vedere la catena scorrere molto bene, deve andare via facile. Poi è chiaro che se vado contro una condizione di bagnato utilizzerò un olio specifico da bagnato. Il rischio in quei casi con un olio molto leggero da asciutto è di ritrovarsi la catena secca dopo qualche chilometro. Faccio girare un pochettino la catena sui pignoni senza passarli tutti. Perché? Perché per il momento c'è ancora più olio del dovuto probabilmente. Una volta che ho fatto questa operazione, pezzo di carta e vado a togliere l'olio in eccesso. Deve chiaramente ungere le mani, nel senso che deve dare quell'effetto di unto, ma non troppo. Conclusione, abbiamo fatto tutto quello che serviva per controllare la nostra catena. Ma perché dobbiamo sostituire la catena fondamentalmente? Perché si usura. Una catena usurata può anche rompersi e se si rompe la catena, a parte il disagio, è anche pericoloso. Una catena consumata oltre misura ci consumerà la trasmissione in maniera molto più precoce e ci costringerà ha un cambio trasmissione che è molto più oneroso rispetto al cambio della sola catena. Vi è capitato di cambiare la catena e avere il pignone che salta, quindi avere il cambio che non funziona più bene, la catena che vi scatta? Perché? Perché avete fatto passare troppo tempo prima di cambiare la vostra catena. Un consiglio che posso dare è utilizzare 3 catene con la stessa trasmissione. Come? Facciamo consumare al 70% la nostra catena, montiamo la seconda catena, la riutilizziamo anche questa da nuova al 70% del consumo, utilizziamo una terza catena da nuova al 70%, poi cosa facciamo? Ripartiamo dalla prima catena che avevamo utilizzato. Finito il ciclo di queste 3 catene che si danno il cambio, tutto il resto della trasmissione sarà usurata e mi dispiace dirvelo, ma dovrete probabilmente sostituirla, ma sarete sicuri di averla sfruttata al 100%. Nella prossima puntata tratteremo il freno, perché ho notato un'anomalia sul freno di Angelo. Scrivete nei commenti quello che sono le vostre richieste, le vostre esigenze. Cercheremo di aiutarvi e magari trattare quello che sono gli argomenti più interessanti per voi nelle prossime puntate. Ciao!